È finalmente disponibile la nuova versione di Fantamaster, l'app preferita dai fantallenatori italiani. Scaricala gratis dal link in descrizione. Ben ritrovati, carissimi amici di FantaWorld. Dopo due live consecutive torna il salotto del Fantacalcio. Settima giornata di Fantacalcio e di Serie A. Si parte di venerdì alle 20.45, si finisce di domenica con una partitina niente male. Poi purtroppo c'è partitina. La sosta. Ma noi siamo pronti qui con Salvo e Claudio ad analizzare passo per passo, partita per partita, questa settima giornata. Ben ritrovati, siamo carichi e vediamo di non sbagliare. Esatto. Ben ritrovati al salotto. Cosa dobbiamo fare prima di iniziare? Chi lo sa? Secondo me dobbiamo scaricare Fantamaster. Bravissimo. Cioè noi l'abbiamo già scaricato. Però bravo, per chi la sta seguendo, per chi ci segue, scaricate Fantamaster perché vi tiene aggiornati su tutto ciò che succede nel mondo del fantacalcio. Potete partecipare alle leghe pubbliche e private. Ci sono aggiornamenti sempre riguardanti statistiche, movimenti di mercato, insomma un'app. Che ricordiamo, per le leghe pubbliche sempre uno può partecipare. Sì. Durante l'anno si può iscrivere. Se c'è ancora qualcuno perso nel limbo delle leghe fantacalcistiche, può inserirsi anche nelle leghe pubbliche. Trovate il link in descrizione per iOS e per Android. Ci tuffiamo nella settima giornata. Brescia-Sassuolo, venerdì alle 20.45. Prima di iniziare, però, oltre a squalificati. La lista degli squalificati: Soriano, Sanchez, Musacchio, Koulibaly e Bremer. Ci sono tre nomi. Bei nomi, a parte Bremer. Appunto. Allora, iniziamo. Abbiamo detto Brescia-Sassuolo, venerdì alle 20.45. Claudio, si possono confermare sia Balotelli che De Friend? Assolutamente sì, è una partita presa dalla loro corda. Sì. Balotelli può, ovviamente, può appunto riconfermarsi. In queste partite va comunque schierato. Può anche andare in gol. E da Frelle anche stessa cosa. A mettere anche altri attaccanti come Caputo, che dovrebbe rientrare. Anche Donnarumma, lo subentrante, non fa male. Quindi questi quattro io li schiererei. Salvo, chi fra Cistana e Kirikesh? Eviterei entrambi. Kirikesh viene dal 3.5 sì, catastrofico. Quindi difficilmente dovete metterlo. Poi può anche giocare Marlon, sì. Quindi attenzione. Nella difesa del Sassuolo non prenderei nessuno di particolare, forse solo Ferrari, che ha preso anche 6 con l'Atalanta, sì, quindi si può... L'unico salvabile è solo Ferrari. Nel Brescia, non so, contro l'attacco del Sassuolo mi fido poco dei difensori, anche Cistana che sta facendo bene, lo eviterei in questa prima partita. Questa è una partita da gol. Sì, infatti, quindi evitiamo un po' il reparto difensivo, sì, di entrambi. Claudio, buon voto sia per Tonali che per Duncan, si possono mettere? Sì, stanno facendo benissimo, Duncan ha fatto... bel po' di assist, sì, in questa giornata. Un gol e 3 o 4 assist. Infatti, sì. Però quindi, a volte ha anche preso, sì, bassi voti. Esatto. Quindi comunque io continuerei a schierarlo, dato che comunque è in forma, così come Tonali, che sappiamo tutti che è qualità, è comunque, sì, sempre un giocatore in crescita. E anche Bisoli schiererei nel Brescia. Nel Sassuolo non convince nessun'altra parte, Duncan, naturalmente. Sabato alle 15, altro anticipo, Spal Parma, Salvo, gioco di coppie. Berisha e Cionek o Gaiolo e Sepe? Ma non è facile, se devo scegliere direi Sepe, nonostante sia fuori casa, e poi invece di Gaiolo prenderei Bruno Alves. Mm-hmm. Comunque Gaiolo si può anche schierare, perché ricordiamo la convocazione, esatto, sì, sarà più galvanizzata di adesso, non lo è mai stato. Quindi Gaiolo secondo me si può anche lanciare, Bruno Alves è da preferire. E poi come altri difensori nessuno, perché la vedo ancora più aperta di Brescia-Sassuolo. Sì, potrebbe essere. Sempre tu, chi vedi a centrocampo da entrambe le parti, nonostante le defezioni nella SPAL, sia Valotti che Kurtic difficilmente recuperare? Quindi se Kurtic è l'unico salvabile della sì, SPAL, però, ma se, penso che non ci sia. Se non c'è, c'è poco da prendere. Quindi si può andare sul Parma, si può andare con Kulusevski, che ovviamente, sì, ha fatto un partitone, sì, contro il Torino, e si può confermare anche contro questa, sì, SPAL, assolutamente. E poi comunque questo Parma lo vedo bene questa giornata, perché è la solita trasferta in cui i Kulusevski, sì, Gervinho in contropiede possono avere proprio campo aperto. Sì. Quindi Parma avanti tutta, direi. Claudio, meglio Petagna rispetto a Inglese, però, in attacco? Allora, diamo pure una chance a Inglese fuori casa, però Petagna è sempre quel giocatore che secondo me in queste partite va schierato, sì, quindi può dire la sua. Entrambi possono andare bene. Già Gervinho, ce l'abbiamo detto, è assolutamente fra i top di questa giornata. Nella spalla Betagna, quello. Poi c'è Di Francesco, che comunque parte sotto, sì, rispetto, sì, a Betagna. Metterei anche Hernani, mi aspetto ogni qualche male, un bonus me lo aspetto da Hernani. Sabato alle 18 al Bentegodi, sfida fra Hellas Verona e Sampdoria. Claudio, in difesa, Faraoni o Murru? È difficile prendere qualcuno in difesa, però andrei più stavolta sul Verona. Mm-hmm. Perché la Samp sta faticando tantissimo, anche se deve vincere. Infatti, prima o poi. Fra i due, però, ti dico secco Faraoni.
viene anche dal gol, ovviamente sì, complice l'errore di Pisacane contro il Cagliari. Attualmente la difesa della Samp non convince, andrei più sul pacchetto Veronese. Salvo, è giusto concedere un'occasione a Stepinski in attacco? Secondo me non è giusto, io non la concederei, nonostante comunque la Samp abbiamo detto che subisce, però Stepinski non è un attaccante da fantacalcio, secondo me, Di Francesco, proprio perché sta per essere esonerato quasi, dovrà più che attaccare, secondo me, difendersi, evitare di perdere. Sì, quindi esatto. Qui vedo comunque una Samp che si molto chiusa, molto chiusa, si potrà anche difendere, quindi... Previsco gli attaccanti della Samp. Quagliarella io lo metterei senza dubbio questa giornata. Claudio, Zaccagni e Janto possono essere centrocampisti da bonus in questa partita? Sì, Zaccagni soprattutto per quanto riguarda gli assist si può mettere. Janto ha ritrovato il gol, potrebbe essere riconfermato da parte di Francesco. Ricordiamo che non c'è Linetti, probabilmente non recupera. E appunto, quindi lui forse è quello che spicca un po' più offensivo diciamo, quindi si può sperare per il bonus. Quindi sì, loro due, entrambi li scherzano. Anche perché gli altri due sono Ekdal e Vieira che sono infatti, quindi Ekdal e Vieira Vieira magari Vieira la Sampdoria li eviterei assolutamente. Sabato alle 20.45, altra sfida caldissima a Marassi fra Genoa e Milan, due panchine traballanti, sia quella di Andrea Azzoli che quella di Giampaolo. Chi perde spacciato. Praticamente, salvo turno di riposo sia per Pinamonti che per l'ex Piontek. Che dici? A sorpresa io li metterei tutti e due, proprio perché è l'ultima chance. Devono dare tutto. Sia per la Samp che sia per il Genoa che per il Milan è proprio l'ultima possibilità, quindi io li metterei, avranno proprio fame. Quindi preferendo però di più Piontek anche per il fattore X. Sempre tu, Chessy e le Rager si possono lasciare fuori? Sì, assolutamente tutti e due da non mettere, c'è troppo rischio insufficienza, rischio giallo, quindi si possono fare altre scelte, si può anche Bennacer si può evitare, che è stato ultimamente veramente ha fatto più danni che altro. Sì, quindi nel centrocampo del Milan è veramente pochissimo da prendere. Azzardari Bonaventura se dovesse fare uno spezzone. Suso sì, anche perché ex ci può stare. Quindi Bonaventura è Suso, però non da top, perché in questo momento non sono dei top. In questo momento, nel Genoa forse dai una chance solo a Scione. Sì, magari sul calcio piazzato può colpire. Claudio, altro gioco di coppie per te, Radu e Criscito oppure Donnarumma ed Hernandez? Allora, sono giocatori che si possono schierare tutti e quattro. Sì. Te ne dico però per preferenza... Due. Uno da una parte e uno dall'altra, cioè? Dico Criscito e Donnarumma. Ci può stare. Nel Milan occhio all'assenza di Musacchio, può giocare Duarte. Duarte. La difesa del Milan fa traballa, secondo traballa. Forse è l'unico è Romagnoli da mettere con un po' più di sicurezza, ma neanche così neanche tanto. Il lancio match di domenica alle 12.30 si gioca all'Artemio Franchi e prevede la sfida fra Fiorentina e Udinese. Claudio, in attacco meglio i Viola oppure per esempio una chance a Lasagna o a Okaka si può dare? Allora, al massimo darei una chance ad Okaka. Lasagna è troppo imprevedibile, non si capisce mai quando va al gol, quindi Okaka sembra più sicuro, però come ultimissimi slot. Attacco della Viola da confermare in blocco. Nonostante siano due centrocampisti. No, attacco non da confermare. Giusto. Occhio. Infatti. L'attacco è tutto da panchinare. I centrocampisti sono da. Esatto. Perché sono centrocampisti che si arrivano. Tranne Boateng che da subentrante magari può dire. Può dire la sua. Quindi l'unico. Salvo, allora parliamo di centrocampo. E qui c'è tanto. Però io ti chiedo i centrocampisti difensivi. Ti chiedo, Badel e Mandragora possono essere, diciamo, buoni nomi per chi cerca bonus? No, secondo me non sono buoni nomi. Neanche per un 6 e mezzo. Badel può essere un nome da 6. Mandragora secondo me no, perché in questo inizio di campionato sta giocando male, ma anche a volte non gioca. Esatto, quindi rientrerà De Paul. Perché c'è Wallace, gli ha un po' tolto il posto. Sì, anche poi anche rientra De Paul, quindi può variare il modulo. Quindi attenzione a Mandragora. Come centrocampo, soltanto Castrovilli, assolutamente da confermare. I due centrocampisti i due attaccanti che neanche nomino perché vanno messi sempre. Sì, vabbè, lo dico io, chi si arriverà? Si sa mai, qualcuno se li dimentica. È giusto sempre dirli. Claudio, senza dubbi, invece, si può andare su Milenkovic e su Dalbert in difesa. Quindi guarda più in casa Viola. Sicuramente in casa Viola, perché la divisa dell'Udinese soffrirà secondo me in questa partita e la eviterei. Dalbert su tutti, perché sta facendo veramente molto bene. Mi ha stupito tantissimo Dalbert. Sta trovando anche una sicurezza in quel ruolo che non aveva all'Inter. Infatti, quindi la prima scelta. Poi Milenkovic e Pezzella più o meno sullo stesso piano. Quindi molto meglio i Viola rispetto all'Udinese. Tra l'altro la Fiorentina, nonostante sta facendo meglio in attacco, ma anche in difesa non è male. Si sta trovando un suo... All'inizio anche noi, per esempio, consiglievamo meno Dragoschi come portiere, però in realtà questa giornata non è neanche male. Sì, infatti si può anche schierare veramente Dragoschi.
Alle domeniche alle ore 15 all'Atleti Azzurri d'Italia nel nuovo stadio dell'Atalanta, quindi lo stadio addobbato in festa, si gioca finalmente in casa per la prima volta in questa stagione per l'Atalanta, la sfida contro il Lecce, salvo chi prendi in difesa da entrambe le parti. Nel Lecce non prendo nessuno, è troppo rischioso, l'Atalanta sì. Dopo la brutta sconfitta con lo Shakhtar è proprio una voglia pazza di rivalsa. Sì, poi davanti al pubblico con il nuovo stadio sì. Sarà una festa. Tutti i difensori, parlando di difesa, tutti i difensori che avete dell'Atalanta li schierate. Sì. Ovviamente coprendovi perché nessuno ha la certezza esatto. Al 100% di certo. Giocare. Essendoci stata la Champions. Sempre tu, Zapata e l'ex Muriel si possono mettere insieme e possono portare entrambi i bonus? Ma sì, io li metterei entrambi. Anche se li avete entrambi, li metterei entrambi. Sì, quindi tra gli ospiti invece... eviterei, non prenderei nessun attaccante, vedo un Atalanta favorita. Favorita, sì, ci può stare ovviamente. Claudio, Malinovskyi e Mancosu invece sono nomi che attirano, forse è l'unico è Mancosu nel Lecce. Sì, l'unico è Mancosu nel Lecce, da ultima scelta ci può stare schierarlo, sì. Perché comunque è un giocatore che batte anche i rigori. Li batte bene. Li batte bene. Nell'Atalanta tutti i giocatori offensivi di centrocampisti li schiererei in blocco, quindi Malinovskyi, Ilic, Pasalic anche, quindi anche se dovessero subentrare io li metterei. Sì, sì. Parlando di difensori, non ho pensato che Castagna, Teburgo, senza sono difensori listati. Sì, certo, ovviamente anche loro vanno messi. Ma questi vanno messi senza ombra di dubbio, da toppa. Sì, ovviamente sì. Spostiamoci a Renato Dall'Ara, dove il Bologna ospiterà la Lazio, sempre domenica alle ore 15. Claudio, in difesa può tornare Acerbi a fare il bonus, così a sorpresa. Ci può stare. Comunque è un giocatore che, sì, che può. Che comunque va schierato sempre. Sì, certo. Prima o poi arriverà il bonus di Acerbi. Speriamo, cioè sperate per chi lo ha. Noi non speriamo di sicuro. Per chi lo ha, sperate che magari sia la volta buona. Sì. Poi nella Lazio, comunque, io schiererei anche Radu che viene dal gol. L'ha fatto il bonus, però è un giocatore che può prendere sufficienza. È Stracoscia che sta facendo molto, grandissime molto, prestazioni. Molto, molto bene. Nel Bologna è un po' difficile trovare qualche difensore. Dovrebbe rientrare Danilo. Danilo proprio da ultimi slot, perché la Lazio fa tanto male. Sì, sì, molto, molto. Un'ottima squadra la Lazio. Salvo, due nomi su tutti in mediana. In mediana, ricordando Soriano squalificato. Soriano non c'è, quindi manca quel trequartista in casa a Bologna, quindi centromista del Bologna non ne consiglierei. Nella Lazio invece andrei su Luis Alberto, senza ombra di dubbio. È su Lazzari. Luis Alberto e Lazzari possono mettere entrambi. Può giocare Lazzari. Claudio, può scoccare l'ora del gol per Rodrigo Palacio? Anche qui è difficile trovare qualche giocatore da prendere del Bologna. Io Palacio non lo prenderei. Non mi forse più Sansone Orsolini. Meglio Sansone Orsolini sicuramente. Fanno sempre meglio. Sì, assolutamente. Sansone poi sappiamo che pure è rigorista, anche se ultimamente non è andata bene. Ne so qualcosa. Però meglio Sansone Orsolini. Io farei Orsolini Sansone Palacio. Sì. Ovviamente nella Lazio immobile. È immobile, vabbè, è inutile ovviamente, dire. Ovviamente, infatti. In attacco nella Lazio c'è Caicedo in vantaggio su Correa, sì, che non dubbio. Recupera sì, probabilmente. Hai una chance che la darei a Caicedo. Ma si può anche mettere Caicedo, infatti. Allora, Roma-Cagliari, domenica alle ore 15 allo Stadio Olimpico. Salvo Dzeko in questa giornata, è da primissima fascia. Sì, assolutamente. Chi ha Dzeko lo può sempre schierare. Simeone un po' meno, sì. Perché l'ultima partita si è mangiato un gol... Fatto. Che è dovuto in brividi fatto, per com'è. Meglio Gio Pedro di Simeone, se devo dire un nome nel Cagliari. Mm-hmm. Nella Roma invece abbiamo detto Dzeko. C'è un po' di defezioni nell'attacco della Roma. Sì, sì. Perché mancano parecchi giocatori. Under probabilmente non recupera, però ti ancora non ha recuperato. Tanti infortunati. C'è Kluivert. Sì, probabilmente c'è Kluivert, Zenone e forse Florenzi, che anche Pellegrini è stato operato. Sì. Quindi. Che poi Kluivert è centrocampista listato, sì, quindi sì, va schierare, messo facilmente. Sempre tu, Florenzi o Luca Pellegrini per il modificatore? Ah, l'ex Luca Pellegrini sai che non è malaccio. E giocherà proprio contro Florenzi. Può portare la prestazione, ma il bonus secondo me no. Quindi no. Si preferisce Florenzi. E Kolarov, nonostante il rigore sbagliato, comunque è uno che si schiera. Ha dimostrato di tornare umano ogni tanto. Sì, può capitare. E Smalling mi ha sorpreso. Ha fatto una bella partita contro il Lecce. Può avere anche una buona chance di portare un 6,5. Claudio, Cristante o Nandes? Per chi cerca per esempio un 6,5. Per adesso Nandez è più sicuro di prendere il 6,5. Io anche all'Olimpico lo metterei, Nandez. E nella Roma è il momento di Zaniolo, Cristante, Veretout. Sì. Loro tre devono adesso prendere in mano la situazione. Quindi arriverà il bonus da questi giocatori prima o poi arriverà. Sì, deve arrivare. Infatti poi in partite come questa in cui manca Pellegrini, in cui manca Mkhitaryan, devono inserire Zaniolo ne dovrà approfittare, che mancano i suoi avversari. Diciamo, Zaniolo deve dare un po' un'inversione di tendenza alla sua stagione. Ritornerà trequartista. Esatto. Domenica alle ore 18, Torino-Napoli, altra sfida interessante. Claudio, schiereresti Belotti più di Llorente in questa partita?
Ma attualmente sì, cioè, Belotti è infermabile attualmente, sì. E anche tanto gioca in casa anche contro il Napoli, perché no, può segnare. Meglio di Llorente, anche se comunque sta facendo bene, sì. Sicuramente Mertens. Sì, Mertens ovviamente. Mertens in queste partite secondo me può fare meglio. Quindi sia Mertens che Belotti ovviamente consiglio. Mertens e Belotti, e poi sotto Llorente. Sì. Salvo Sirigu e Izzo oppure Meret e Manolas. Ricordiamo col Napoli orfano di Koulibaly. E forse anche di Manolas, non è detto che recuperi. Appunto, quindi occhio, potrebbe giocare anche, potrebbe giocare Luperto. Luperto non c'è neanche Maximovic, quindi può giocare anche di Lorenzo adattato. O Yusai centrale, diciamo. Quindi non la vedo facile per il Napoli. Sì. Il gol lo può prendere, paradossalmente ti dico Sirigu in porta. Sì, ci può stare. Tra i due forse prendere Sirigu. I difensori non, cioè il Napoli comunque fa sempre male in attacco, quindi sì. Forse Izzo può essere l'unico salvabile con sì. Un 6, magari lo può strappare. De Silvestri, insomma, dopo il turno di riposo ci può anche sì. Stare. È uno, forse il difensore che consiglierei più nel Torino. Sì, nel Napoli, potrebbe. Abbiamo detto di Lorenzo, non mi fiderei tanto perché può giocare anche se centrale, gioca centrale, ovviamente perde molto. Mario Rui metterei. Si può mettere Mario Rui con quella solita alternanza con sì. Goulam. Claudio, l'ex Verdi oppure preferisci Fabian Ruiz? Appunto, se dovessi prendere io un centrocampista in assoluto, è l'ex Verdi. Ah, in assoluto, nel Torino solo lui. Sì. Fabian Ruiz, ovviamente, va schierato anche in queste partite. Meglio di Zielinski attualmente, sì. Perché Zielinski lo sta facendo benissimo. Caglion anche comunque gioca più avanzato e va messo anche. Sì, assolutamente sì. Allora, il turno, la settima giornata che manda in archivio il campionato perché poi c'è la sosta. Ho paura dei consigli di questa partita. Sì, non avete neanche letto le domande forse, proprio. No, ancora non le ho lette perché poi è una sorpresa. È una sorpresa ed è Inter-Juve, la sfida fra Antonio Conte e il suo passato, fra la Juve e l'Inter, il derby d'Italia. Mille trame ci sono all'interno di questa partita. Stavolta sarà si giocano veramente derby d'Italia. Esatto, derby d'Italia a tutti gli effetti perché si gioca il titolo. Non dico... un sesto di scudetto, un sesto di scudetto può valere un quarto, anche un quarto, anche di più. Quindi aumentiamo la pressione su questa partita. Inter-Juve, domenica alle 20:45, partiamo con Salvo. Eccomi. Andanovic e Godin, Szczęsny e De Ligt. Mamma mia, allora, partiamo dicendo che può essere, come può essere da gol, può essere da 0-0, sì, esatto. Come può essere da partita over, può essere da under, partita imprevedibile. Difficile dare i consigli in questa giornata. Sì. Allora, partiamo come portiere. Come portiere, forse Andanovic. Condivido. Sono un po' meglio di Szczęsny. La difesa è molto più solida, sì, attualmente quella dell'Inter, sì, quindi sì, ci sta. Come difensore, abbiamo detto tra Godin e De Ligt. In questa domanda c'è questa Godin, domanda, però ovviamente puoi spaziare. Ma io li metterei entrambi. Godin ha il dente avvelenato. Godin, sì, esatto. Tra la Juve, diciamo, tra i due preferisco Godin, però De Ligt io lo schiererei anche. Sì, può essere la prova di maturazione, esatto, definitiva. Sì, sì, sì. Quindi non lasciate. Anche perché De Ligt nell'ultima giornata è stato un crescendo di sì, anche ha giocato bene anche in Champions. Sì. Non lasciate De Ligt fuori, mi sento di sì. Dire. Tra i difensori della Juve non mi convincono i terzini, né Alexandro né Cuadrado, che sarà sì, adattato probabilmente. Bonucci sì e no. Forse meno di De Ligt. Un poco meno di De Ligt. Sì. Nell'Inter invece Godin più di De Vrij e più di Skriniar. Sì, perché può mettere quella garra. Questa è la mia analisi dal sì, punto di vista difensivo. Sì. Bella approfondita, mette giù. Adesso passiamo all'attacco. Sempre tu. Okay. Lukaku e Ronaldo sono da mettere entrambi o c'è qualcuno da preferire dei due? Ricordando che Lukaku probabilmente comunque giocherà. Ma entrambi vanno schierati. Ronaldo in queste partite si esalta ancora più di sì, quando gioca con le piccole. Quindi esatto, Ronaldo non avrebbe nessuno. Anche lui tra l'altro va a questo mini derby con Godin. Sì, quindi sarà una bella sfida. Quindi Ronaldo assolutamente sì. Lukaku ni. Perché? Perché prima perché viene da un guaio fisico. Sì, mi sto ascoltando anche io. Infatti. Ascolta. Non è detto che... Secondo me giocherà dal primo minuto, perché sì, Conte fa di tutto per recuperarlo. Sì. Però comunque contro i difensori ruvidi della Juve non vedo una partita facile. Sì. Quindi io paradossalmente sai che forse Lautaro è quella mina vagante. Che potrebbe, sì, potrebbe anche farmi. Perché secondo me giocherà, perché Sanchez non c'è, sì, che è squalificato. Paradossalmente Lautaro e Dybala sono quelle due mine vaganti. Che magari passano inosservati rispetto a nomi come Lukaku e Ronaldo, esatto, però possono dire la loro. Facendo anche una mini classifica, farei Ronaldo, Dybala, Lautaro e Lukaku. Sì, ci può stare. Ultima domanda per Claudio, si chiude in bellezza ovviamente con un gioco di coppia a centrocampo. Brozovic e Sensi oppure Pjanic e Khedira? È molto difficile questo gioco di coppia. Allora, attualmente Sensi e Brozovic stanno facendo meglio. Sì. Anche se Pjanic comunque ultimamente sta facendo meglio.
stanno facendo meglio perché comunque stanno portando Bones a Valanga. Li confermerei anche in questa partita. Quindi preferisci due dell'Inter e due della Juve? Sì, anche se è molto difficile. Molto difficile. Allora, Pjanic sicuramente va ammesso. Sì. Khedira si potrebbe anche evitare. Però senza Brozovic sicuramente. Sì. Quindi una classifica senza Brozovic, Pjanic. E Khedira qua. Facciamo sensi Pjanic, Brozovic, Khedira. Esatto. Condivido pure io questo. Ci può stare, ci può stare. Va bene, questa è stata una bella analisi, una bellissima analisi. Non è detto che la becchiamo perché... Ovviamente è molto difficile, infatti siamo andati più approfonditi, per cui ci vuole un po' più di accortezza. Perché comunque abbiamo detto consigliato Handanovic, però c'è sempre Ronaldo, cioè, appunto, non è facile infatti, consigliamo Handanovic. Perché si è scoperto un altro nome, Higuain. Ah, Higuain. So, al pari di Lukaku. Non io, ti do questa aiuto. Io invece lo vedo sotto Ronaldo, Higuain. Proprio sotto Ronaldo? Sì. Io lo vedo un po' in sotto. Questo momento Higuain secondo me non si può tenere fuori e dirà la sua anche a San Siro, secondo me. Secondo me no. Però vedremo come sta, ovviamente va schierato. Sì, sì. Ci può ovviamente stare schierarlo titolare ovviamente nelle vostre fantarrose. Allora, finisce qui questa settima giornata al salotto del fantacalcio. Bisogna chiudere con la brutta notizia. E qual è la brutta notizia? Che c'è la sosta. Non vorrei sentirla questa. C'è la sosta notizia. Ragazzi, ci vediamo. Cioè con Juve-Inter si chiude. Con Juve-Inter poi abbiamo due settimane e niente, andrò a letto triste. Sosta in cui ovviamente arriveranno dei nostri video, ovviamente altri nostri video in cui faremo magari un primo bilancio di questo inizio campionato con numeri, statistiche. Se assumi queste responsabilità top. Io andrò a letto triste. Lo so, ma che ci posso fare io, ragazzi? Che ci posso ci fare? Godiamo l'Italia, che dobbiamo. Ci stavo pensando. In un certo senso, sì, ma era meglio il campionato. Era meglio il fantacalcio. Va bene, allora vi auguriamo ovviamente una buona settima giornata prima della sosta. È giusto chiudere in bellezza in questa giornata. Saluto Claudio, grazie per i consigli. Alla prossima video. Commentate su Instagram, YouTube, Facebook, attivate la campanellina per ogni nostro video. Un saluto da Fantaworld.